un pomeriggio ed una serata di musica e satira per il 1° maggio a Bologna. Sul palco in Piazza Maggiore, oltre ai gruppi musicali, anche i comici. Adesso sta salendo sul palcoscenico Alberto Patrucco. Grazie, grazie, grazie. Grazie molto. Ormai ci vede tutti questa festa comunati in un unico e solido, tragicamente solido motivo, il precariato. Io sono solito iniziare dicendo tempi bastardi perché appunto i tempi sono bastardi perché non c'è nulla da ridere, praticamente si può ridere di tutto. Ma intanto io ritengo che per sobietrare un comico non debba rincorrere o darsi un ruolo, cioè il comico è un comico, il comico per come lo intendo io non costruisce nulla, abbatte, chi c'è, e questo io rincorro ancora il tentativo di generare una risata liberatoria e non condizionante, cioè, che siamo spiazzati dalla politica, e questo è verissimo, anche questo ne ho dato qualche accenno durante la mia esibizione. Progetto che nasce un po' dell'esperienza musicale di 3 persone, una che viene dal Cile, che sono io, che ho suonato sempre da piccola questa musica popolare. Como junto oggi seguimos e tutti insieme te decimos hasta siempre comandante. Poi Emanuela Napolitano, che è compositrice, ma lei è nata in Venezuela. Poi c'è Davide Sarnelli, un bolognese, ma lui lavora molto con la musica popolare. Tutti abbiamo fatto diversi giri, però finalmente ci siamo trovati in un'espressione che ci accomuna tutti e 3. Questa musica sudamericana, soprattutto di ascolto, perché c'è molto la musica da ballo, commerciale, che non valorizza proprio le composizioni anche più moderne o tradizionali dell'America Latina. Dal palco si vedevano tante di quelle facce straniere, che veramente è una grande emozione sapere che anche loro vogliono festeggiare la festa del lavoro, perché credono che insieme al lavoro c'è una speranza di vita anche per loro. Grazie. Si dice lupo mannaro, il lupo mannaro. In francese si scrive le loup-garou e si pronuncia le loup-garou. Questa è una bellissima festa, perché è la festa del lavoratore, se non sbaglio, vero? Una festa quindi profondamente spirituale. I lavoratori non sono delle persone prive di spirito, no, sono persone che hanno un qualcosa di bello dentro, e quindi è giusto festeggiare questa ricorrenza. In buona parte siamo tutti compagni di Peppino, ne abbiamo condiviso con lui l'esperienza di Radio Out, quella del Circolo Musica e Cultura, addirittura io anche quella dell'esproprio dei contadini di Punta Raisi, cioè siamo rimasti vicino a Peppino per tutta la sua attività politica. Alcuni mesi dopo la sua morte siamo un po' messi a scherzare. Avevamo a disposizione alcuni testi scritti da Umberto Santino, che è un sociologo, e molti di noi sapevano suonacchiare.
Così è nato questo gruppo con la specifica intenzione di fare canti di mafia, di fare canti contro la mafia e nello stesso tempo anche di ricercare all'interno della musica popolare siciliana canti di lavoro o canti che raccontassero la nostra storia. La parola giusta è chi da conferisce. Oh, è sordo, arbo e taci, campace e danno in pace. Aria netta, una pescante giona. Abbiamo visto che quello spazio che pensavamo di occupare, cioè fare del folk uno strumento con cui creare anche coscienze civili contro la mafia, era uno spazio rimasto vuoto. Per cui dopo 20 anni ci siamo rimessi un po' gli strumenti in mano, tolti un po' di ruggine e abbiamo ripreso l'antico progetto, sperando ovviamente di portarlo a termine. Siamo in una fase di addormentamento totale delle coscienze, anche per l'uso, direi, spregiudicato che si fa nei mezzi di informazione, i quali non servono certamente a creare coscienze politiche. Da questo aspetto l'esempio di Peppino è vivo, è molto vivo. Radio Auto era giornale di controinformazione, cioè un'informazione un po' diversa da quella che ci proponeva il regime. E, ecco, fare controinformazione è anche il nostro modo di suonare. Noi ci siamo molto divertiti, è stato un crescendo, mi è parso, almeno noi da sopra l'abbiamo molto vissuto come un crescendo insieme al pubblico. Sì, è un po' la scommessa, è la base del progetto, cioè il progetto che è nato, questi Funk-Off sono nati nel 1998, quindi siamo già insieme da 7 anni. E siamo nati proprio nell'idea, con il punto centrale di unire musica funky con un po' di jazz, un po' di ritmi latini, un po' di soul, un po' di R&B e il movimento. Cioè il movimento doveva essere fin dall'inizio una delle cose, dei punti cardini. Yeah, questo è il business now.